sei su Radio Free Station, la grande web radio degli italiani nel mondo. Tanto atteso, tanta emozione, le gambe che tremano. Perché? Perché abbiamo con noi il cantante dell'estate, il cantante che con le sue canzoni ci sta facendo impazzire di gioia, ci sta facendo ballare dalla mattina alla sera. Io però, prima di parlare con lui e prima di presentarvelo, voglio presentarvi Gelsomina, che mi farà gentilmente da interprete, visto che il nostro ospite capisce sì l'italiano, però magari ci potrebbero essere dei problemi fra me e lui, perché lui parla l'inglese e lo spagnolo. Allora, Gelsomina, tu ci sei? Sì, ciao, ciao a tutti ragazzi, piacere. Allora, noi abbiamo già da questa mattina, dobbiamo dirlo, da questa mattina che stiamo qui in attesa del grande, io devo dire bel ragazzo, perché è veramente un bel figliolo, e quindi oltre a sentire la musica uno immagina anche di vedere questo Alvaro Soler, o Soler, come si dice Alvaro? Ciao, come stai? Si dice Soler, Alvaro Soler. Ciao Alvaro. Allora, come stai? Io sto benissimo, ti ho detto sto benissimo, anche se devo dire che praticamente mi tremano le gambe, perché per noi è un grande onore averti qui, anche perché devo dire che la tua canzone noi l'abbiamo forse cominciata a mandare in radio prima ancora che tante radio la passassero. Vuoi dirglielo, tradurlo te, Gelsomina? Oh, ok, so ciao Luigi, è arrivato Luigi qui con noi. Ciao, piacere Alvaro. Ciao, ciao. Alvaro, she said that probably we are the first radio that we have the honor, okay, to send your song, your famous song, you know, original song, you know. Oh, cool. Well, it's a great pleasure that you did that. I mean, I'm really grateful that it's playing everywhere now, and I think it's thanks to all those radios that started it that now it's, I mean, in more of those. So I guess thank you to all of you, of course. Okay, altro interesse per you. You know, lui dice che praticamente ringrazia sia la nostra radio, sia su tutte le altre radio, perché grazie a questa grande diffusione la canzone adesso è una delle più famose, insomma, una delle più ballate. Sì, prima di far ascoltare, prima di parlare di questa canzone, Alvaro, io vorrei conoscere e far conoscere in particolare un pochino più questo bel ragazzo, bravo ragazzo. Tu sei un musicista spagnolo molto giovane, hai soltanto 24 anni, sei cresciuto tra Barcellona e Tokyo e poi ti sei trasferito a Berlino per registrare il tuo primo disco. Ma quando praticamente è nata in te la passione della musica? Ho capito. I started when I was 10 years old. My parents they gave me an electric piano, and then I just started, you know, on my own, just playing melodies and really out of curiosity. And then when I was 16, I started to write songs on my own, and I don't know, suddenly I had a band, and then I wrote songs for the band and for other people. And in the end, I just wanted to, you know, make my solo album, and it took me to Berlin, so you never choose those things sometimes. But yeah, now I'm here, and I'm very glad to have had all those experiences, yeah. Okay, I'll translate for that. So, allora, lui ha detto che praticamente ha iniziato all'età di 10 anni a studiare musica grazie anche ai genitori che gli hanno insegnato il piano, ok, e poi da lui ha iniziato a suonare, insomma, in casa, a provare a casa. All'età di 16 anni aveva praticamente già un gruppo, quindi a 16 anni lui suonava da solo, poi ha avuto un gruppo, e poi piano piano, insomma, da lì è cresciuto fino a poi diventare quello che è. E come è nata questa canzone, che praticamente sa benissimo tu che è praticamente diventata veramente un martello pneumatico, tutti la cantiamo, tutti la balliamo, pensavi tu di avere che avresti avuto questo grande successo prima ancora che iniziasse l'estate? No, of course it is a big surprise. I mean, the song is
I think it's a very good song for the summer, of course, and it's very positive, and I think that's what I think make people like it so much, maybe, and want to dance and just want to have a good time and really don't think about all your problems. So just disconnect for a while, and I think music always transmits emotions in that way. So I think it's a really cool thing for me also to see that people could connect to the song. Of course, it's really, really amazing to see it's on number one, and it's really, I mean, it's really crazy, as I said, yeah, of course. Ok, lui ha detto che praticamente non si aspettava questo successo, diciamo, è sorpreso positivamente, una canzone sicuramente così estate, ha un mood positivo, un carattere positivo, no? E il fatto che leghi tante persone, perché le persone cercano emozioni positive, e questo è quello che lega proprio il successo della canzone. E tu la balli quando la canti? Sì. Sì, sì, of course. Senti, e com'è nata questa canzone? Cioè, chi l'ha scritta? Vogliamo dirlo? Yeah, I wrote the song with my two producers here in Berlin. And yeah, we had this, yeah, you know, we had the melody and everything, and then the about, I mean, the lyrics are very, they're from a personal experience of mine from living in Tokyo and then coming to Berlin and so many different places that that I found myself in a way that you can connect with people through music that is like really magical sometimes, even if you don't know each other. And Bajo el mismo sol, you know, under the same sun, kind of represents that kind of feeling in this way. So that's how it was born, you know, a personal experience of mine, and just wanted to put that nice emotions into the song. Okay, lui dice che praticamente la canzone è nata da esperienze personali. L'ha scritto, diciamo, con i suoi due producer, quindi due produttori a Berlino. Avevano la melodia, diciamo che però tutto nasce da esperienze personali prima in Tokyo, quindi con differenti persone, differenti posti. E la musica connette tutte queste, diciamo, la musica di questa canzone connette tutte queste esperienze positive, no? Lui dice siamo tutti sotto lo stesso sole, per cui è chiaro che si condividono le emozioni. Intanto io vorrei farla ascoltare una prima volta, ma poi ci sarà ancora una seconda volta. Hai voglia di ascoltarla insieme a noi, Alvaro? Sì, sì. Eccola qui, così la balliamo insieme, eh? Ognuno nel proprio studio. Ahora nos vamos.
noi torniamo qui in diretta mentre sento che la nostra Gelsomina se la parla, se la conta con il nostro Alvaro, ma voglio dirti che c'è una sorpresa per te, Alvaro. Vediamo se tu riconosci però la voce. Okay. Pronto? Siamo in diretta, puoi parlare. Hola, Alvaro. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Quién es? ¿No me conoces? Ahora mismo no. No. Hemos cantado juntos. Oh, Sara. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Muy bien. Aquí ahora descansando un poco el domingo. Vale, vale. Qué bien, fuiste a la playa, ¿no? Vi en la foto el otro día. Sí, 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 cada día. Ah, qué bien. Más o menos cada día. Qué también bueno. Hoy y ayer. ¿Y tú? Ayer, ah, qué bueno. Yo he ido a hacer kayaking un poco por Berlín. Ah. Se puede hacer un poco de... Sí, bastante bien. Y esta noche voy al cine. Ah. Y está mi hermano de visita. Sara, da quanto tempo non sentivi il nostro Alvaro Soler? Da un po' di giorni, no, non so, da una settimana forse, perché ci sentiamo ogni tanto su Twitter. Sì. E senti un poco, vuoi dire ai nostri ascoltatori come mai conosci Alvaro? Sì, perché abbiamo cantato insieme il mio Sol a The Voice quest'anno. E tu cioè, ti saresti aspettato una cosa del genere, questo boom enorme, proprio è stata una bomba atomica, dico io, perché in tutto il mondo è ascoltata questa canzone. Sì, 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 perché comunque sia una bella canzone, è molto molto estiva, è allegra, gioiosa, è... A me piace tanto. Ogni giorno la sento alla radio, proprio ogni giorno, più di una volta. Sì, è quello. Sì, sì, è quello che abbiamo detto anche noi, perché è una canzone che niente, per chi sta ancora in città comunque comincia a gustare il mare, e per chi sta al mare, bea di loro, se la ballano e se la suonano. E quindi infatti, io la sento ogni giorno al mare. Certo, certo. E quindi logicamente, insomma, è una canzone, dobbiamo dirlo, diglielo te in spagnolo, visto che noi abbiamo invece la nostra interprete che parla inglese, diglielo in spagnolo, che sicuramente è una di quelle canzoni che resteranno nella storia della musica estiva e non solo. Ho capito. Sì, quella lingua devo contestare. I think it's crazy that the song, yeah, but I mean, if it goes into history, I mean, that's like, that's just, yeah, that's like too much for me right now, but I just wanted to make a song, and yeah, but I mean, I'm happy if already everyone's dancing to the song and everyone likes it. I think it's already more than I imagined. And the thing is that I've only listened to the song once in the radio. I haven't really got the chance to listen to it anymore. And it's very strange to see it all happening and not really being into that, you know? Because, I mean, everyone's telling me, oh, I've heard the song on the radio so many times, but I've only heard it once, and it's really strange. Yeah. Ok, lui dice che praticamente è davvero molto sorpreso di tutto quello che si dice di lui, della sua canzone. Noi l'ascoltiamo tutti i giorni, però lui dice che l'ha ascoltata una sola volta per adesso nella radio. E anche il fatto di entrare nella storia della musica estiva per lui è una grande sorpresa. Dice: storia, beh, è un po' troppo, per adesso io ho fatto una canzone, non mi aspettavo questo successo enorme, però ne è contentissimo. Sì, digli che noi praticamente, essendo radio logicamente nell'estate, cerchiamo di mettere tutti
tutte le canzoni che hanno fatto la storia proprio a livello di estate, no? Perché c'è sempre la canzone estiva, quella che poi si ballerà sulle spiagge. E io credo e sono sicura che ancora non è iniziata l'estate, perché l'estate arriva il 21 giugno, eppure ha fatto un boom che prima ancora, no? Cioè ci ha fatto diciamo abbronzare, ci ha fatto prendere delle bellissime insolazioni prima ancora di andare al mare. Quindi è sicuro che questa canzone la sentiremo non soltanto quest'estate, ma anche negli anni a venire, come la canzone più bella che c'è stata nell'estate 2015. Tu che ne pensi, Sara? Giusto, giusto, sarà la canzone dell'estate, secondo me, 2015, e verrà ricordata proprio per questo, perché già ancora non è estate e viene ballata ovunque. Quindi figurati ora che arriva estate, nelle discoteche la metteranno sempre. Io già nella nostra radio oggi l'hanno messa penso 4-5 volte, per quello che ho potuto sentire io, anche perché, insomma, ripeto, è una canzone che ti dà la gioia proprio e la voglia di questo sole e di questo mare che ancora deve arrivare bene, ma che effettivamente c'è attraverso la musica del nostro Alvaro Soler. Sì. Yeah, but the thing is also that, I mean, my album is coming out the 23rd of June, which is like next week or in 2 weeks, and I'm also really excited to see how that goes, and I mean, just to know, I mean, to let everyone know that it's not, I didn't just do one song for the summer, I did a whole album, and that's just a single, so I'm really curious about, I mean, the comments and everything about the album, you know. Ok, gli ho detto che praticamente questa sarà una canzone dell'album che uscirà il 23 giugno o comunque la settimana prossima, comunque dal 23 giugno in poi. Io comunque è curioso anche di vedere, insomma, questo è solo un singolo, poi di vedere anche le altre canzoni, come reagiranno le persone, che, you know, con lo stesso entusiasmo, no? Ma sicuramente sì, probabilmente questa sarà la canzone diciamo del CD, però sicuramente le altre, se sono sullo stesso genere, saranno importanti e belle da ascoltare. Dimmi. Voglio fare una domanda io ad Alvaro Soler, che poi magari l'interprete gliela tradurrà in inglese. Volevo chiederle, visto che abbiamo in diretta Sara Vita Pelline, volevo chiedere ad Alvaro Soler, visto che lui ha cantato insieme a Carola Campagna e a Sara Vita Pelline durante The Voice e il Mismo Sol, che cosa ne pensava lui della voce di Sara Vita e se in un futuro volesse fare una collaborazione proprio con Sara Vita Pelline. Magari. Yeah, I think, I mean, I love her voice. I told her that already, and I think she should continue singing, because her voice is really special. I think that, like, this kind of groan and raspy voice is really cool, and of course, I mean, if we can collaborate someday, I would be really honored, of course. Ok, lui dice che gli è piaciuto molto e ama la sua voce, ok, e dice di continuare su questa strada. Ha una voce molto speciale ed è stato molto bello, e certo, un giorno, insomma, perché no, collaborare insieme sarebbe bello. Magari. Sara, andrai tu in Spagna? Sì, volentieri. Anche subito. Anche subito. Vuoi chiedere qualcosa tu al nostro Alvaro? No, gli voglio dire solo buona fortuna per tutto e in bocca al lupo. Viva il lupo. Viva il lupo, bravo. Bravo Alvaro. Grazie, in bocca al lupo per te anche. Allora, Sara, noi ti ringraziamo per essere stata grazie in nostra compagnia. E sapevamo che ci tenevi a salutare Alvaro. E quindi ti abbiamo subito chiamata. Grazie, grazie. Vi mando un bacio. Ciao Alvaro. Grazie Sara, una sorpresa super buona. Mi gusta molto. Un beso. Un beso. Adios. La cosa strana adios. Di qui. Ciao, adios. Ciao, ci sentiamo. Un bacione. Ciao, grazie, ciao. Grazie a te. La cosa bella dello spagnolo è che io lo capisco tutto, Alvaro, ma non riesco sì, a parlare. Okay. Sì, sì. Io capisco quello che dici, quello che vi siete detti tu e Sara, ma non riesco a parlarlo. Però è abbastanza comprensibile, vero Gelsomina? Lo spagnolo.
It's like Italian, more or less. Sì, sì, voi posso rispondere in spagnolo, sì, 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 voi, non so. Mettiamo alla prova Gelsomina. Spanish at university, I can try to understand. Ok. Senti, come stai organizzando quest'estate tu? Hai dei giri, dei tour, stai combinando, cioè ci saranno delle persone che potranno ascoltarti? Sì, io farò due festival a Roma, il 25 e il 26 di giugno, e anche il 23 di giugno a Milano. Ah. A Milano, sì. Ma ancora non so esattamente l'ora e però sì, sì, esatto, sì. Senti, tu sei spagnolo, nella città dove vivi praticamente, come ti hanno accolto i tuoi concittadini? Perché la cosa bella che tu hai, a parte la canzone, la giovane età che diciamo è molto a tuo favore, no? Nel senso che sicuramente avrai degli amici, come hanno reagito? Ti hanno detto è una cosa bellissima, te lo aspettavi, era un sogno, è un sogno ancora oggi per te? I don't think I understood everything. Maybe, like, what do my friends say? Or? For you, okay. So she said, when you went, you are from Spain. When you went back to your city, you know, how they react, your friends, your family, your village, or your town, whatever, you know. Well, it's pretty funny because I mean they're not in Italy, and now I mean Italy is like the greatest country, which I mean it's growing so fast in Italy, but not so fast in other places yet. Really? So, yeah. So they were like, okay. I mean, in Spain, for example, it's a bit harder, and they were all in Spain, and they said, yeah, we don't like, how is it going? I mean, we're hearing so many cool things, but we don't really know if it's going well or not. And of course, they're really happy. I mean, seeing The Voice and seeing so many things and number one and everything, it's all. I mean, it's amazing for them as well. And they're really happy for me, and they you know, they support me all the time, and I have to have the friends, of course. Okay, lui dice che sicuramente gli amici lo supportano, sono contenti per lui, però la cosa diciamo che sorprende di più è che lui ha avuto un successo più grande in Italia. In Spagna è più difficile, c'è un ambiente insomma più duro, ecco, da sostenere. Loro sicuramente conoscono il suo successo, però questa è una cosa che è venuta un attimino più irritato rispetto all'Italia, ok, però sono contenti, lo supportano, insomma sono dalla sua parte. Eppure è strano, visto che in Italia noi diciamo che c'è la crisi, no? Tanti nostri cantanti italiani sono andati all'estero, molti addirittura hanno voluto partecipare al The Voice in Spagna e praticamente hanno avuto un ottimo successo. Però la cosa importante, Alvaro, è che tutto il mondo sta ascoltando la tua canzone, tutto il mondo balla con te, insieme a te, e ti abbraccia veramente con un... con tanta simpatia e con tanto affetto, perché quando nascono dei giovani con delle canzoni che comunque vengono ascoltate tutti i giorni, e avanti i giovani, diciamo noi, spesso e volentieri noi abbiamo sempre il ricordo dei vecchi cantanti che sì, fanno ancora la storia della musica italiana, della musica internazionale, però è altrettanto bello sapere che un ragazzo come te possa veramente essere conosciuto in tutto il mondo. Do you mind if I play for you? A little bit, yes. I'm getting tired. No, I know. No, she said she's very happy for your status. I mean, she wished you all the best because, you know, in Italy, but also around the world, we have old singers that usually, you know, get the stage. Instead, we are very happy when young people, young singers such as you, they got the play, and she wishes you all the best. Mm-hmm. Yes, I mean, thank you, it's very kind of you, and I hope that, you know, I can continue to make music. I of course, I didn't just start now, and I had like 4 years of hard working. I had a band and you know, everything was not so easy, so that's why I'm also like enjoying every moment now, because I know how hard it is to get people to hear your music, and I mean, experiencing all that I'm doing right now, and
I'm just really grateful, and everyone's writing so many nice messages that it's really great to live this. I think it's a really once in a lifetime thing, and I'm really grateful, you know, to have this experience. So thank you. Yeah. Okay. So lui dice che sicuramente lui ovviamente vuole continuare e continuerà, però lui adesso ha iniziato, dopo 4 anni di duro lavoro, insomma anche con la band, non è stato semplice, e si gode per cui ogni momento, ogni successo, ogni emozione, e ovviamente augura, insomma, si augura questa strada, e ringrazio tutti, insomma, anche per l'accoglienza. Senti, tutti i ragazzi alla tua età hanno dei sogni, qual è il tuo oggi? A parte il successo di questa canzone che ormai ce l'hai in tasca, quindi ormai ti appartiene ad Alvaro, e quindi è un sogno che dobbiamo mettere da parte, un sogno che magari hai avuto da bambino, che non lo so, di conoscere qualcuno, di conoscere qualche cantante, di non lo so, fare un duetto con, oppure che cosa? Yeah, if you can just say please. Okay, yes. No, because I don't know if you understand or not something. Yeah, I understand some things, but now, I mean, these questions, they seem more difficult than the ones before. So she asked you, what's your dream now? I mean, do you have dreams about a duet with someone, or, you know, encounter someone, you know, famous? So what's your dream also personally for your career, whatever? I have a lot of artists that I would like to collaborate with. I mean, I said it in an interview, I don't know, every time I say something different because I love so many artists. Mika, I always would like, I mean, to collaborate with John Mayer, all of these favorite artists of mine. And I think my personal dream in music of my career, I think, would be just to stay as a solid musician and writer and singer, and you know, to actually live from music, which is what I love, and yeah, if I can do that, then I will be more than happy already. So I mean, I don't really need the fame. I actually just want to do what I like in life, and if that already gives me enough to live, then I'm happy. Yeah. Okay. Vabbè, lui dice sicuramente mi piacerebbe collaborare con qualcuno, lui conosce tanti artisti, uno di questi è Mika, per esempio, però lui dice ovviamente i grandi sogni sono quelli di diventare comunque un solido musicista, cioè di rimanere ancorato alla musica come scrittore, come cantante, come musicista, di vivere di musica, perché questa poi è la cosa importante, no? Certamente, e questo penso che sia una cosa, è un sogno veramente realizzabile a 1000 per 1000. Ti sei tenuto molto basso, io volevo un sogno un po' più grande, di quelli che sono irraggiungibili da una parte, ma raggiungibili se uno ci crede tantissimo. Oh, she said you are very modest. Expecting something big, okay, huge. Yeah, I want to play like Madison Square Garden, and Of course, I would love to make a world tour if that's possible. I mean, that would be really, really great. If you want me to dream big, I will say this. Yeah, I mean, world tour would be like really, really cool. Okay, lui ha detto, vabbè, allora se volete che io sogno in grande, un tour mondiale sarebbe, insomma, il grande sogno, no? Suonare a Madison Square Garden, per esempio, no? Comunque, un tour mondiale sarebbe il grande sogno. E noi te lo auguriamo veramente al più presto, perché lo meriti veramente. Senti, un'altra canzone che tu hai cantato, Agosto, quando è nata Agosto? Quando è nata? I wrote the song also here in Berlin, and the song is actually a sad song. It's about a relationship that I had, and you know, I was together and before summer. Before Agosto, we broke up, and it was, to me, it felt like an eternal Agosto, like a really bad one, because it was so hard to get over that it was a really hard time, and yeah, Agosto is about that experience, so also personal experience in my life, yeah. Okay, lui dice che Agosto, anche questa è stata una canzone chiamata Berlino, e ovviamente si riferisce a una relazione, un aspetto personale, che diciamo è stata interrotta e finita prima di agosto, è stato un periodo difficile, e quindi insomma la canzone parla, ecco, di questi aspetti personali e privati. Le sue canzoni sono sempre autobiografiche? No, sì, tutti hanno
qualcosa non dettagliatamente veramente autobiografica, però sì, delle storie mie personali, sì. Quindi parlano sempre, insomma, c'è sempre qualcosa di tuo in poche parole. Sì. Allora, intanto ascoltiamo Agosto, poi vediamo quello che ci riserva la giornata. Al olvido, era una historia de amor, pero ahora ya solo siento... Torniamo un attimo in diretta perché ci sono ancora dei saluti per te. Vediamo un pochettino se riesci a riconoscere, Alvaro, una tua amica, una conoscente. Vai. Hola, Alvaro. Carola, chi sei? Penso che abbia già indovinato. Sì? È Carola? Sì, sì. Sì, sì. Hola, come stai? Come vieni tu? Sì, nada malo. Sì? Come va tua canzone? Come va lo di Disney? Come va la tua canzone? Mi canzone va molto bene. Il pubblico sta apprezzando il mio inedito. Stiamo facendo il EP che andrà il 10 di luglio. Ah, che bueno. Yo vine, no, mi disco sale en dos semanas, hasta en Italia, así que a ver qué tal. ¿Sabes que tu canción, El mismo sol, está tomando los corazones de todos mis amigos? Ah, ¿sí? Qué bueno. Sí, sí, estamos todos bailando tu canción, sí, sí, claro. Es una pasada, es una locura Italia, es realmente bastante, bastante bestia lo que está pasando, sí, sí. Non hai capito quello che ha detto? Ripeti, sì, Alvaro. È bastante incredibile lo che sta passando con tanta gente e tanta... Cada vez hay más gente che la escucha e realmente es muy, 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 muy guay. La sua canzone, in poche parole, è prima in tutto il mondo. Perché sì, in pratica tra telefono e Skype il problema è sempre quello, non si riesce a modificare, certo. Okay. Allora, cosa vuoi augurare tu al nostro Alvaro? Molta felicità, molto successo e tutto lo buono in questo mondo. Tutto lo buono. Te deseo lo mismo a ti, espero escuchar más canciones tuyas muy pronto. Ma quando verrai in Italia, Alvaro, andrai a salutare queste persone che tu hai già conosciuto? Sì, io posso, sì, però non so se sarò sono a Roma, pues, sarebbe per un piacere, no, di salutare tutte le persone che certo. Io conosco come Sara e Carola, sì. Allora saranno Sara e Carola a venire da te, Sara? Sì. Perché lui verrà in Italia a Roma, è chiaro che è più facile per lui accogliervi lì piuttosto che venire da te o andare da Sara. Molto piacere. Ecco. Allora, io ti ringrazio per essere intervenuta qui nella nostra trasmissione. Sapevamo che ci tenevi a salutare Alvaro, con cui appunto hai duettato. Ma che sensazione ti ha dato duettare con Alvaro? E questo me lo devi dire? Ma era la prima volta che cantavo in trasmissione una canzone spagnola. La cosa mi ha subito... diciamo... non saprei come descriverlo, sai, perché è stato proprio...
l'ora di cantare un pezzo in spagnolo. Inoltre il pezzo, il mismo sol è proprio bello estivo, ci balla, mi è piaciuto tanto. Poi anche Alvaro come persona è fantastico, veramente di un'umiltà allucinante. Mi è piaciuto tanto conoscerlo e poter duettare con lui, e spero in futuro di poter duettare ancora una volta con lui. Quindi Alvaro, ti tocca scrivere due belle canzoni, una per Sara e l'altra per Carola. Sì, io lo so. Sì, anche sì. Perché, insomma, io devo confermare quello che ha detto Carola. Io adoro lo spagnolo, non soltanto come lingua, ma soprattutto come musica. Credo che una canzone cantata in spagnolo sia molto più sensuale che non cantata in italiano. Cioè, quando un artista italiano canta una canzone nella lingua spagnola, preferisco ascoltarla in quella lingua piuttosto che in italiano. Non so se anche a te, Carola, ti dà questa sensazione, o se è una mia impressione, una mia sensazione. No, confermo. Vero? Tu che cosa dici tu, Alvaro? È emozionante. Io penso che è una impressione come la mia la prima volta che ho cantato in spagnolo. È un po' strano, però, perché è una lingua che io sempre ho parlato, no? E io credo che per me cantare in italiano è più sensuale. Come per te lo spagnolo. Ah, per te quindi è il contrario. Sì. No, io devo dire che adoro veramente, e adoro anche la musica spagnola, i cantanti spagnoli, quindi quando ascolto... ti voglio fare la stessa domanda che ti ho fatto con Sara. Cosa ne pensi tu invece della voce di Carola Campagna, visto che ci hai cantato insieme? Sì, mi piace tantissimo le due voci, la di Sara anche, come... Io penso che ci sono due voci... diverse, no? Sara è più come si dice, questo, come Tracy Chapman un po', no? Come questa Laura Pausini un po', e Carola ha una voce molto molto clear, molto suave. I cannot talk in Italian anymore. Parla pure in inglese, tanto abbiamo poi la nostra interprete che ci tradurrà tutto. Esatto. Vai. So I think Carla's voice is so smooth and really nice, and it has those two voices are voices that I've never heard before. They have a very unique thing, and I think that's very important to have a unique voice that you can recognize at the first glance. And I also hope that she continues, and I see she's already doing that, so I'm really grateful and I'm really happy for them. It's really nice, yeah. Ok, lei dice che anche Carla ha una bellissima voce, è molto chiara, pulita, e hanno due voci veramente uniche, e questa dice che è la grande caratteristica, quando hai una voce unica che tu puoi riconoscere, ed è stato veramente un piacere cantare con loro. Grazie mille. I hope I can see you again someday. Spero di vederti di nuovo, un giorno. Capito? Spera di rivederti, ecco, ma sei tu che devi andare da lui però, Guarda, fatto sapere le date, io ci vado a trovarlo, Alvaro, ci mancherebbe. Allora, vediamo un attimino se Alvaro sa già, cioè, ci può dire dove possiamo sapere noi le sue date. Oh, can you give us your, you know, date or where you are for your concert or whatever? I can only tell you like at the 25th and 26th of June in Rome for a mm-hmm. festival, but I don't know exactly the name yet. So I will post that on Facebook and everything. So if you stay tuned on Facebook, I will put all the info there, and so everyone can come, of course, yeah. Ok, lui dice il 25 e il 26 giugno sarà a Roma un festival, però adesso non ricorda bene, però lui posterà tutto su Facebook, per cui se voi siete collegati, presto lui metterà tutte le altre informazioni. Comunque il 25 e il 26 giugno a Roma. Quindi mi raccomando, eh? 26 giugno a Roma. Ecco. Carola, io voglio vedere poi una tua fotografia con lui, eh?
Quindi mi raccomando, andiamo ad ascoltarlo e soprattutto io mi auguro che un domani abbastanza vicino possiate veramente interpretare una canzone insieme, perché siete due voci che si stanno bene insieme, quindi sarebbe bello potervi sentire. Sì, penso lo stesso. Sì. La stessa cosa pensa anche Alvaro. Sì. Ok, io ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con noi e noi a risentirci presto, va bene? Va bene. Grazie mille, ciao. Ciao Alvaro. Gracias, Carola, adios. Ciao. Mucha suerte. Sono le persone che ti stanno molto vicino, vero? Sì, sì, io credo che un'esperienza come la della Voice è molto intensa, no? È molto forte, e quelle cose che passano sul palco e sul The Voice sono molto speciali, sì. Sono speciali. Senti, io rimetto la canzone che non abbiamo ascoltato perché voglio farla sentire per intero mentre appunto noi poi magari continuiamo con la nostra breve intervista. Allora, vediamo un attimino che fine ha fatto questa canzone. Eccola qui, questa canzone appunto intitolata Agosto, che è sempre appunto cioè tratta di un argomento un po' autobiografico, e io spero che ce ne siano tantissime di questo genere, non come Agosto, perché Agosto abbiamo sentito dire che è una storia finita prima di Agosto. No, io dico a livello di genere musicale con contenuti magari più allegri, no? più belli per te. Al olvido, era una historia de amor, pero ahora ya solo siento dolor. ¿Y dónde estarás? ¿Cuál tu camino? Sin ti me siento un clandestino. Donde yo vaya, veo tu rostro. Es un eterno, eterno agosto. Eterno, eterno agosto. Es un eterno, eterno agosto. Donde yo vaya, veo tu rostro. Es un eterno, eterno agosto. Sé que ahora ya no sabes ni quién era. Tengo el calor de los pies en la arena. Eres tú mi luz cuando yo me perdía. Siempre sentí que tú me protegías. Siempre estaré aquí por ti. Da igual donde estés, yo quiero hacerte feliz. ¿Dónde estarás? ¿Cuál tu camino? Sin ti me siento un clandestino. Donde yo vaya, veo tu rostro. Es un eterno, eterno agosto. Eterno, eterno agosto. Es un eterno, eterno agosto. Donde yo vaya, veo tu rostro. Es un eterno, eterno agosto. Y ya no vas a volver, no. Y no hay más que hacerlo. Y ahora solo, ahora solo quedo yo. ¿Y dónde estarás? ¿Cuál tu camino? Sin ti me siento un clandestino. Donde yo vaya veo tu rostro. Es un eterno, eterno agosto. ¿Dónde estarás? ¿Cuál tu camino? Sin ti me siento un clandestino. Donde yo vaya veo tu rostro. Es un eterno, eterno agosto. Eterno, eterno agosto. Es un eterno, eterno agosto. Donde yo vaya veo tu rostro. Es un eterno, eterno agosto.
E noi torniamo qui in diretta su Radio Free Station con il nostro si dice quindi Alvaro in spagnolo e non Alvaro. Alvaro? Si dice Alvaro, sì. Però Alvaro in italiano è bello anche per me. È bello, no? A me piace Alvaro Soler, bellissimo. Allora, Luigi, te volevi fare una domanda al nostro Alvaro? Allora, io volevo chiedere ad Alvaro Soler questa cosa qui. Lui è entrato, ripeto, prepotentemente con questa fantastica canzone, questa grande hit in tutte le classifiche del mondo. Però volevo chiedere a lui, come genere musicale, a chi si ispira maggiormente nel panorama latino? Chi sono i cantanti che, diciamo, lui, ecco, da bambino sognava un giorno di raggiungere? I think my influences there in Latin music, they're like Juanes. I used to listen to a lot of Juanes when I was small, and I mean also Shakira and Alejandro Sanz, a lot of Spanish music. But also, I mean, not only that, I also listen to a lot of Maroon 5, John Mayer, Al City. So I just don't have only one. I have like a lot of different influences. Yeah. Okay. E lui dice che insomma quando bambino comunque ascoltava Juanes, ok, però diciamo a differenti artisti, Shakira, Maroon 5 e altri, insomma anche altri artisti, ce ne sono differenti, non è solo uno che l'hanno accompagnato in questo viaggio. Senti, un'altra domanda. Tu sai benissimo che qui in Italia noi abbiamo un festival della musica italiana dove diciamo sono usciti tantissimi cantanti, grandi cantanti italiani e ancora oggi ne escono. Hai mai pensato tu a un festival tipo Festival di Sanremo come c'è qui in Italia? E ti piacerebbe partecipare? I would love, of course, to participate in such a festival, and let's hope for the best. You never know, but I mean, every day is new surprises right now, so I'm very happy to see what's coming. Yeah. Okay, lui dice sì, gli piacerebbe moltissimo poter partecipare a un festival come quello di Sanremo, sarebbe una cosa bellissima, però ogni giorno ci sono nuove sorprese. Aspettiamo. Ah, chissà che cosa ci porterà allora il nostro Alvaro. Senti, invece un'altra domanda che volevo farti io. In questo album tu hai detto che ci sono tutte esperienze personali, non so se puoi accennarci, sono comunque canzoni d'amore, sono canzoni diciamo ballabili al mare, sono canzoni romantiche. Come lo definisci da questo tuo lavoro? Sì, ho capito. I think it's not always about love. I don't always like to write about love, otherwise I think I'm very boring. So I also try. I mean, I have songs that are just about having a good time, you know, having fun with your friends and going out. One song is about my sister. One song is about my dog. I don't know. There's different types of music. So I think I would describe the album as a very dynamic one, because it's not always the same thing, and you don't have the feeling that you're listening to the same song all the time, which I like. And so I think it has a whole story, and I think that's the important thing. Okay. Lui dice non è un album, diciamo, dettato solo ed esclusivamente dall'amore, per cui l'amore non è il tema principale. Lui è più un album sul divertirsi con gli amici, sul trascorrere il bel tempo. C'è una canzone per la sorella, un'altra per il cane. Ci sono differenti generi, ok? Lui dice possiamo definire l'album come un vero dinamico album, con vero dinamicismo. Quindi non vediamo l'ora veramente di poterlo ascoltare tutto. Io intanto voglio di nuovo, perché me lo stanno richiedendo, il tuo bellissimo brano è il Mismo Sol, e lo riascoltiamo insieme, ok? Ok. Que conteste, no le esté a favor.
vale la pena, mi amor, la pena, mi amor. No hay fronteras, serás, será lo que tú quieras, amor. Se puede, amor. Yo quiero que estés el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol. Diretta, sì. Vai. Allora, torniamo in diretta qui su Radio Free Station con il nostro ospite Alvaro Soler. In conclusione, innanzitutto ti diciamo veramente mille ma mille grazie, perché avere Alvaro Soler qui su Radio Free Station è stato veramente un grande onore questa sera per noi tutti, quindi ti ringraziamo di vero cuore. La mia ultima domanda è questa: cosa vuoi dire a tutti i tuoi fans italiani? Che ti amano già. Io gli voglio donare un bacio grandissimo a tutte le fan italiane. Sono le migliori, le più emozioni, con le più emozioni e con le più d'energia. Mi piace moltissimo tutti i messaggi che mi mandano. Alvaro, un'altra cosa: riusciresti a cantare 30 secondi del ritornello di El Mismo Sol a cappella? Vediamo. Di fare questo, sì, regalo alle tue fan? Possiamo fare, sì. Sì. Yo quiero que estés al mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Y ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol. Grande, bravo. Grandissimo, grazie mille Alvaro. Grazie a voi. Adesso un altro regalo lo devi fare a noi invece di Radio Free Station. Puoi dire: io sono Alvaro, nome e cognome, anche io ascolto Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. Ok, lo dico adesso? Sì, vai.
Ciao, sono Alvaro Soler e anche io ascolto Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. Grazie, grazie a te. E un bacione, un abbraccio da parte non soltanto mia, ma anche da parte di tutto lo staff di Radio Free Station. Un veramente in bocca al lupo per la tua carriera, che i tuoi sogni si avverino tutti, uno dietro l'altro. No, grazie, grazie a tutti il team, grazie per l'intervista. Grazie a te.